Spesso i ragazzi si incontravano nei garage per fare le prove, per suonare, per poter portare avanti i propri progetti. Oggi invece Art Garage ospita una fiera del disco. Come avete trovato questa intesa? Questo spazio che è nato da tre donne, diciamo coraggiose, imprenditrici, e abbiamo trovato questo garage che era veramente malandato, abbiamo fatto di tutto per metterlo su, ed è un centro polifunzionale che funziona a 360 gradi, almeno cerchiamo, per quanto riguarda l'arte, la cultura, la formazione dello spettacolo, quindi la danza, il teatro e la musica. L'idea di questa mostra Disco Days è nata da un nostro carissimo collaboratore, nonché anche direttore artistico del Cineforum, che è Flavio Gioia, che ci ha fatto conoscere queste persone che avevano da tempo questa idea ma non riuscivano mai a trovare la location adatta. E quindi poi è nato tutto così per una combinazione di piuttosto di persone, e hanno trovato proprio la giusta dimensione. Ambiente. Poi vedo che insomma c'è stato un buon riscontro di pubblico, quindi siete soddisfatti? Sì, sì, siamo molto soddisfatti, infatti non ce l'aspettavamo, però è stato organizzato tutto veramente nei minimi particolari, quindi spero fino adesso non ci siano problemi. Non poteva mancare in una fiera dedicata al disco, al vinile, Lino, cioè, Vairetti degli Osanna. Vuoi dire Potrosino ogni menestra? No, no, voglio dire che sei la memoria storica anche di questa città, del suo hinterland. Qua siamo all'Art Garage di Pozzuoli per questa fiera dedicata al disco, e quindi anche i tuoi dischi sono presenti questa fiera. Noi ci siamo incontrati al MEI, quindi voglio dire, al di là di Napoli, se veniamo da lontano, da Faenza, eccetera. Io sto riproponendo la mia band Osanna, la mia piccola etichetta fra qua, però è più un marchio che un'etichetta, perché chiaramente non avendo una grande distribuzione non è facile. Però sto proponendo un nuovo percorso di Osanna con David Jackson, con il vinile, e quindi in tutte le fiere mi invitano, io arrivo perché mi fa piacere riproporre questa cosa con David Jackson, tu già lo sai, insomma, voglio dire, quindi è questo il motivo per cui sono sempre presente, perché è una forma di promozione in una situazione di, voglio dire, di elite, di piccoli gruppi, no? Non avendo la possibilità di essere come i neomelodici e come i grandi artisti pop, di avere divulgazioni televisive e radiofoniche, utilizziamo i mezzi che sono molto pieni d'amore, e quindi sono qua, sono presente. E che cosa hai notato in questa fiera che ti ha colpito? Ma innanzitutto il luogo, questo Art Garage è bellissimo. Oggi è una giornata tra l'altro meravigliosa, con un sole splendido, il posto è bello, ho visto la partecipazione di molti espositori che hanno accolto e raccolto questo invito, ed è un'iniziativa secondo me importante, spero che si ripeta e che diventi un appuntamento annuale, non so, semestrale, in qualche modo ci sia una continuità. Il posto è bellissimo. Sembra una fiera, insomma, che ci voleva, mancava da un po' di tempo una fiera che fosse dedicata al vinile. Tu ci sei affezionato? Io al vinile ci sono affezionatissimo, purtroppo è un ricordo lontano, perché i miei pochi vinili che ero riuscito a conservare da ragazzo si erano talmente graffiati per l'usura, per l'ascolto, che con l'avvento della cassetta, ahimè, li ho buttati tutti, e mi sono pentito amaramente. Mai buttare anche i libri vecchi, mai, una cosa. Infatti qui rivivo molto del mio recente passato, di qualche mese fa. Qual è il disco al quale sei più affezionato, che ricordi con particolare emozione? Sono vari. Per esempio uno è In the Heart of Crimson King, dei King Crimson. Un altro è Selling England by the Pound, dei Genesis. E poi i mitici Pink Floyd, tutti. L'opera omnia. Portare dei bambini a una fiera del vinile, del disco, insomma, è un'emozione particolare, anche per far rivivere loro quelle che sono state le vostre emozioni. Sì, sicuramente, anche perché rivivere certe emozioni, soprattutto adesso che si trasformano nel vinile, che ha preso molto più piede rispetto a prima, anzi possiamo dire che clamorosamente forse fra poco il vinile soppianterà il CD. Quindi credo sia un'esperienza da far vivere loro, anche perché è la forma d'arte migliore che esiste alla musica, secondo me. Tu invece quale disco ricordi in modo particolare del passato? Ma ce ne stanno diversi. Diciamo che dai Beatles in poi è nata la musica, perché lì dalla metà degli anni 60
si è poi scatenato tutto in tanti nuovi generi. Quindi da quel momento in poi il rock si è frantumato e tramutato in 100.000 altri poi situazioni che poi nascono dal rock progressivo, dall'heavy metal, all'hard rock, al jazz fusion, quindi da lì è nato tutto. Molto interessante questa idea di riunire in una fiera proprio qui a, diciamo, nell'Interland napoletano il vinile e ritornare a parlare di un certo tipo di musica. Come sta reagendo la presenza del pubblico? Ci sono molti appassionati, infatti c'è stata una buona affluenza di pubblico. Fa piacere perché è riuscita abbastanza bene. Questi ragazzi che l'hanno organizzata sono degli appassionati più che dei venditori di dischi. Ci sono persone un po' di tutte le età, ognuno riesce sempre a trovare qualche vecchia chicca, magari anche come fatto nostalgico, in vinile principalmente. Quali sono i dischi che godono più di riscontro e successo? Beh, diciamo che la ricerca del vinile va senz'altro verso gli anni 60-70, molto la musica progressiva e anche i primi gruppi beat italiani sono sempre i più richiesti. Anche se ultimamente c'è un po' di mercato che si movimenta anche verso cose più recenti, diciamo che anni 80 sono stati riscoperti. In Italia per esempio c'è molto interesse intorno alla disco degli anni 80, mentre all'estero invece tutti i gruppi minori di quell'epoca, che è stato un poco più controverso. Però diciamo il grande fenomeno della musica da collezione negli anni 60-70, il beat e il progressivo. Un'iniziativa interessante quella di una fiera dedicata al disco, al vinile, al passato. Che futuro immagini tu per una fiera del genere, un'iniziativa del genere? Ne stavo parlando proprio con il vostro organizzatore. Diciamo che fondamentalmente già siamo contenti, non siamo arrivati neanche a metà giornata. Per cui io credo che il futuro sia roseo da questo punto di vista, perché già ci sono state delle spinte che abbiamo tentato anche dalle nostre zone, noi siamo dalla zona di Salerno, e già un piccolo riscontro si era avuto. Diciamo, vediamo che il discorso cresce mano a mano che passa il tempo. In precedenza riuscivamo a fare una fiera all'anno, seppure. Ora si sta riprendendo il ritmo di una volta al mese, ogni due mesi, che credo che la cosa sia indicativa. Allora, ci suggeriscono che lei è uno dei più grandi collezionisti di dischi dei Pink Floyd. Sì. È una notizia vera? Sì, senz'altro è vera, perché io in effetti colleziono Pink Floyd da oltre 30 anni, li ho conosciuti, ho tutta la discografia italiana, inglese, giapponese, americana e rarità un po' da tutto il mondo. In effetti è una passione, è oltre musicale anche collezionistica. Ho delle rarità importanti come il The Wall italiano in vinile arancione, i dischi colombiani in vinile azzurro, i giapponesi in vinile rosso, insieme di play italiano, insomma, e la live cover giapponese famosa di Dark Side of the Moon. Verrebbe da dire che il vinile è come un tatuaggio, quindi chi meglio di tattoo potrebbe, cioè ti rimane sulla pelle e non va più via. Un disco è come un libro, ha detto tutto. Nel corso di questi anni che cosa, come è cambiato il mondo? Tantissimo dal punto di vista discografico e quindi anche della fruizione di questo strumento. Sì, è cambiato molto, però le cose storiche restano, voglio dire, quelle non spariranno mai. È come un cerchio, così torna indietro.